Ciao a tutti, eccomi qui davanti alla finestra alla luce naturale proprio perché volevo provare a registrare mi preparo con voi un get ready alla luce naturale, quindi senza accendere la ring light. Io già non possiedo mezzi particolarmente tecnologici e particolarmente performanti per girare video perché giro con il mio cellulare. Quindi volevo provare se la luce naturale mi aiutava a farvi vedere meglio la resa dei prodotti sulla pelle. Come avete letto dal titolo, oggi mi vado a truccare con i prodotti più costosi della mia collezione make-up. Quindi poi se il video piacerà e se insomma se vi farà piacere, girerò invece il Get Ready With Me con i prodotti meno costosi e quindi più economici della mia collezione. Ma intanto volevo iniziare appunto dai più costosi. Così ne parliamo, ve li mostro, vediamo la resa e poi vediamo il risultato finale sulla mia faccia che ancora purtroppo non è granché visti i postumi, diciamo, di questo brutto virus maledetto. Alle mie spalle vedete il ferro da stiro perché io, ebbene sì, in questa stanza non solo mi trucco, ma anche faccio i miei doveri di casa, cioè stiro, stendo e quant'altro, quindi ignorate il ferro da stiro, ma non sapevo dove metterlo. Allora, partiamo subito con il primer più costoso che ho, che è questo di Elemis, il Pro Collagen Insta Smoothing Primer. È un primer. Faccio vedere. Dalla consistenza un po', non so come dire, un po' collosa, un po', siliconica, ecco, che però è molto piacevole da stendere sul viso perché è fresco, diciamo. Io non vedo particolari effetti sul riempimento di pori, di rughette e quant'altro. Lo trovo soltanto abbastanza idratante e piacevole da stendere sul viso, però vi dico la sincera verità, non, insomma, secondo me, non dico che non vale i soldi che l'ho comprato, però insomma, si possono trovare di primer equivalenti anche ad un terzo o a metà del prezzo, quindi lo consiglio sì, però insomma non mi ha lasciato a bocca aperta, ecco. Per quanto riguarda invece il fondotinta più caro che ho, è senza dubbio questo di Chanel, il Chanel Touche Détente, Chanel Le Beige, anzi Eau Détente Water Fresh Tint, di cui hanno parlato cani e porci da qualche anno a questa parte. Si tratta praticamente di un'emulsione con in sospensione delle palline, aspetti, ve lo faccio vedere, delle palline di pigmento, quindi è molto acquoso. Queste palline poi al momento dell'applicazione si rompono, rilasciando una quota pigmento che comunque è molto 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 leggera, tant'è che io questo fondotinta lo vado applicare direttamente con le mani perché con la spugnetta impossibile, si mangerebbe tutto il prodotto. Con il pennello, sì, volendo anche con il pennello, purché sia molto molto fitto, si può applicare. Io ogni tanto lo applico anche col pennello, ma per fare prima oggi lo vado ad applicare con le mie manine. Sono sempre uno strumento sottovalutato per il make-up, ma valido. Ok, direi che ci siamo. Ok, come correttore, allora sono indecisa perché ho questo qua di Anastasia Beverly Hills che non ho neanche mai aperto, però dovrebbe essere un po' troppo coprente rispetto alla base così leggera che sto facendo oggi, quindi forse mi orienterei per il Yves Saint Laurent Touche Éclat, il famosissimo Touche Éclat, che in effetti è di fatto il correttore più caro che ho, anche se non è un vero e proprio correttore, ma più un illuminante in penna, diciamo. Però si può usare tranquillamente anche sulle occhiaie. Lo vado a posizionare qua, appunto, sulle occhiaie. E direi di stenderlo anche questo con le mani. E
Questo è un prodotto molto, 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 molto famoso che effettivamente non ha una cioè non ha il potere di coprire le occhiaie, va più che altro a illuminarle e a dare, diciamo, l'illusione di che siano più chiare, più schiarite, ma diciamo, se, per chi ha un'occhiaia molto marcata, si può usare come secondo step, cioè prima si va a applicare un correttore più coprente e dopo con questo si va a illuminare la zona. Ah, non vi ho detto che a me il fondo di, che non si può neanche definire un fondo di Chanel, piace molto perché è proprio da questa base fresca, naturale, invisibile sulla pelle, insomma, mi piace molto per tutti i giorni perché dà un risultato molto naturale e a volte è proprio quello che ricerco. Ha un effetto abbastanza anche rimpolpante sul viso, no? Perché ha questa quota idratante, idrica che in effetti dà una bella idratazione. Io quando metto lo Chanel non metto cipria perché onestamente non ne sento la necessità. Quindi anche oggi non lo andrò a fare. Allora, il Touche Éclat ovviamente copre poco, però mi va bene così perché altrimenti ci sarebbe uno squilibrio tra il contorno occhi e il resto della base, dove la base è molto molto leggera e il contorno occhi sarebbe troppo coperto. Quindi per adesso diciamo mi va bene così. Ne applico soltanto un altro po'. E lo vado ad applicare anche qua, ai lati del naso. E qua. Come fanno tutti. Come bronzer ho scelto questo di Dolce Gabbana, il Solar Glow. Intanto un minuto di silenzio per il pack di questo prodotto, che è un piccolo capolavoro. Io da siciliana, amante delle maioliche, delle ceramiche siciliane, potevo non cadere di fronte a questo pack? Io vi dico la verità, l'ho preso più per il pack che per il prodotto in sé. Però effettivamente anche il prodotto è eccezionale. Questa è la cialda all'interno, guardate che meraviglia, ed è veramente un pezzo da collezione. Ora faccio una premessa perché ci tengo. Io nessuno di questi pezzi che vedrete e che avete visto finora li ho presi senza sconto, cioè li ho presi a prezzo pieno perché sì, non li avrei presi a prezzo pieno, ve lo dico sinceramente, sono costi importanti. Però ho applicato dovunque e sono riuscita a applicare degli sconti importanti, diciamo dal 30 al 35%, se non di più, e quindi me li sono accaparrati. Allora, direi di andare subito a provare. Ah, per truccarmi uso questi pennelli di Refr, che sono ovviamente anche loro i più costosi che ho, consigliati da Giulia Cova, da Andrea Lee, che è una makeup artist internazionale, eccetera, e sono veramente ottimi. E andiamo con il bronzer. Ne ho preso un po' troppo, oddio. Però, cioè, ragazzi, questa è velluto, velluto. Ne ho preso troppo, però si sfuma che è una meraviglia. Però sempre troppo è, insomma, ho fatto un papocchio, ma vabbè. Sfumiamo, sfumiamo, sfumiamo. Mettiamone un poco qua. Mettiamone un altro poco qua. Qua. E qua. Ok. Molto, molto, molto bello, vedete? È radioso, leggermente caldo ma non troppo. È bellissimo. Riscalda l'incarnato in maniera elegante, mi piace tanto anche il colore, che è caldo ma non troppo. Ah, ne metto un po' anche qua. Poi ha un buon profumo. Boh. Non saprei definire di che cosa. Un profumo floreale, direi. Ok.
Bene, e arriviamo al blush, che è un altro blush di Dolce & Gabbana. E questi prodotti a prezzo pieno costano una follia. Comunque, questo è un duo che ha sia il blush sia l'illuminante. Noi andremo solo a utilizzare il blush. Prendiamo questa parte. È un blush pescato, bellissimo. Radioso, quindi leggermente luminoso, non è assolutamente matte. Scusate, prendo. Ecco. Oh, che bellezza, che meraviglia questi prodotti. Bellissimo. Ah, che bella questa base. Veramente bello. Come illuminante invece volevo utilizzare questo che per essere solo un illuminante ha un costo di tutto rispetto, cioè il I Need a Nude Glow di Natasha Denona. Credo fosse una limited edition, però in effetti ve la mostro perché comunque l'illuminante è più caro, cioè anche questo l'ho preso con uno sconto, però è l'illuminante più caro che possiedo. Ma volete vedere la meraviglia? Ecco, cuccatevela. Ragazze, guardate che meraviglia. È stupendo, stupendo. Vabbè, non si vede, ma adesso lo applichiamo sul viso. Una cialda comunque stupenda. Ecco, scusate, vado a rimuovere la pellicola. Momento ASMR. Questo illuminante ha un effetto bagnato, ma discreto, ma molto raffinato. Molto. Che abbinato a tutta la situazione qua di Dolce & Gabbana, luminosa, mi sta regalando una base veramente stupenda. Stupendissimamente stupenda. Bella, ne metto anche un po' qua. Qua. Un po' qua, non sulla punta del naso, perché come vi dicevo il mio naso è già importante così, quindi non lo andrei a sottolineare anche con l'illuminante, anzi dovrei ricoprirlo proprio di cemento più che sottolinearlo con l'illuminante. Vabbè, ci scherziamo su. Ok, direi per adesso la situazione mi piace, mi sconfinferà un bel po'. Sono molto, molto, molto soddisfatta di tutti i prodotti applicati. Scusate. Bene, allora adesso andiamo alla palette occhi. La palette occhi, che sicuramente è la più costosa in assoluto che possiedo, è. Vi dico la verità, non so come abbia fatto a spendere tutti questi soldi per una palette occhi, ma ne volevo provare almeno una e adesso che ne ho una, non ci penso proprio a comprarne un'altra. E sto parlando della Divine Rose 2 di Pat McGrath. Per carità, palette stupenda, però dai, onestamente, adesso Pat McGrath le ha messe a 140 euro queste palette. Dico io, ma si può? 140 euro? Io ho preso questa nel pack Rose Gold che specchia, quindi non si vedrà mai. Ma andiamo a vedere all'interno questa palette, che è ovviamente meravigliosa, però diciamoci la verità, non è che proprio non si trovino colorazioni simili anche in altre palette. Nel frattempo si sente il beep della mia lavatrice, ma noi lo ignoriamo. Quindi, questo è il famoso duochrome, triochrome che vedete, è verde e rosa.
rosa, viola, ecco, così è verde, vedete, vedete? Così è verde e così è rosa, è pazzesco. Adesso c'è un colore simile anche nella... Guardate, così è rosa, così è verde, così è verde. Ah, mi fanno impazzire queste cose. C'è un colore simile anche nell'ultima palette di Natasha Denona che non so se comprerò onestamente. Ci sto pensando perché io sono una grande fan di Natasha Denona. Non sono una fan di Pat McGrath, ma di Natasha Denona sì. Allora, per non sprecarlo, direi di andarlo ad applicare. Però prima volevo mettere un primer. E il primer più costoso che ho è questo di Smashbox. Il 24 Hour Photo Finish Shadow Primer. Quindi metto il primer e torno. Ho messo il primer e adesso andiamo a provare questa meraviglia. Che io più la guardo, più rimango incantata. Non faccio nemmeno ancora le sfumature, le faccio dopo. Adesso voglio solo provare questa meraviglia. Ecco qua. Sì, si vede sia la componente verde che la componente rosa. Vediamo di applicarne un altro poco. Comunque, questo è sicuramente il colore principe della palette, il protagonista. Sottile, mi piacerebbe metterlo in comparazione con quello di Natasha Denona della nuova palette e vedere chi si aggiudica il primo posto. Comunque, niente da dire, questo ombretto è particolarissimo, bellissimo. Non è molto luminoso, però ha questo effetto duochrome molto molto evidente, vedete? A seconda di come girate gli occhi, ottenete diversi effetti. Allora, con un pennello di refre vado a fare un minimo di come si dice, di transizione con questo colore qua. Poi non si può dire niente, sono scriventi, sono sfumabili, per carità, eh. Non si può dire che siano dei brutti prodotti, anzi, però insomma 140 euro una palette occhi, boh, anche no, sinceramente, però boh, cioè perlomeno per giustificare 140 euro io dovrei avere tutti questi 10 ombretti speciali come questo duochrome, triochrome. Allora sì, la comprerei. Ma gli altri sono sì, dei buoni ombretti, però niente di eccezionale. Ecco, questo è il messaggio che volevo passasse. Allora mi fermo un attimo perché dovrei andare a fare le sopracciglia. Le faccio con la matita di Nabla, la Brow Divine, che è la più costosa che ho perché non ho matite sopracciglia più costose, e torno. Allora, eccomi, ho fatto come vi dicevo le sopracciglia, le ho ridisegnate, pettinate con la matita di Nabla. Allora, diciamo che la mia idea era quella comunque di rimanere con un colore protagonista su tutta la palpebra, fare un minimo di transizione. E buona lecce, volevo un trucco molto semplice. Magari vado a fare un po' di... Prendo questo più scuro della palette, questo matte, e vado a fare un po' di sfumatura sotto. Ecco così, giusto per dare un minimo di profondità al make-up.
Adesso prendo un pennellino piccolo, piccino, piccino e vado a prendere questo te dalla texture speciale molto molto chiaro e lo vado a mettere all'interno, nell'angolino interno dell'occhio. Così. Ok. Bene. Mascara. Io non spendo tantissimo per i mascara perché ritengo che ci siano mascara ottimi a prezzi molto bassi, però ho preso recentemente questa mini taglia del MAC Stack che, ragazzi, a prezzo pieno questo mascara costa 33 euro, quindi per me è già costoso, un mascara costoso. Lo vorrei provare oggi insieme a voi, quindi è la mia prima prova di questo mascara, non l'ho mai utilizzato prima. Tanto vi faccio vedere lo scovolino, che è un po' simile a quello di Maybelline, come si chiama? Sky High. Vediamo. La caratteristica di questo mascara dovrebbe essere la stratificabilità, cioè dovrebbe potersi stratificare senza problemi, senza rendere rigide le ciglia, eccetera, all'infinito. Quindi noi lo metteremo alla prova. Allora, prima passata. Non mi sembra male l'effetto, eh. Ovviamente la prima passata è. Ha sempre allora anche qui lo scovolino è un po' flessibile, vedete? La prima passata non ha mai, come posso dire, la capacità di rendere drammatiche le ciglia. Io il mascara buono su di me per le mie esigenze lo vedo dalla seconda passata in poi. Bello. Andiamo a vedere una seconda passata. Ma guardate, che ne dite? A me piace. Direi che mi ritengo soddisfatta. Allora, ultimo passaggio, rossetto. Di rossetti costosi, io ve ne mostro tre. Pat McGrath, che comunque ha un costo importante, credo che i rossetti costino intorno ai 40 euro. Dolce & Gabbana, più o meno siamo lì, e Christian Dior, più o meno siamo lì. Io con questo trucco proverei il. Dai, siamo il Dior, il 999, il famosissimo 999 di Dior, quindi è un rosso. Bello, confortevole. Questa è la versione matte, però, perché c'è anche la versione velvet e la versione originale che è un po' più cremosa. Poi
Sapete cosa? Vado solo a ripassare un attimo il bordo delle labbra con una matita e torno. Sono andata a contornare appunto con un po' una matita di Kiko, perché non ho matite high cost, il rossetto, e questo è il risultato, è un bellissimo rosso leggermente con una punta calda. Quindi non mi sciolgo i capelli perché sennò vi prendete paura. Oggi devo fare lo shampoo e tutti i miei trattamenti, quindi vi risparmio questo spettacolo, però diciamo che questo è il risultato con tutti i miei prodotti più costosi. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo. Un bacione a tutti e buona domenica!